E per questo ci vuole un audit, che non è cinque esperti che si mettono per un mese a studiare il debito pubblico italiano, ma è una discussione di massa, non soltanto sul fatto di che cos'è il debito italiano, ma su come si forma, no? Perché continuiamo ad accumularne di nuovo, e poi dirò anche come mai il TAV è molto importante da questo punto di vista, eccetera, no? Perché soltanto in questa maniera, no, riusciamo a diffondere fra la generalità della popolazione degli elementi di buon senso, no, per rispondere a quelli che dicono non si può fare questo perché c'è il debito. Perché se noi non abbiamo la capacità di dire il debito va affrontato in questa maniera, noi ci ritiriamo anche noi da qualsiasi possibilità di iniziativa politica. Quando andremo a proporre qualcosa al sindaco Pisapia piuttosto che al sindaco di un villaggio di 300 abitanti, eccetera, tutti quanti ci diranno: no, c'è un patto di stabilità interno che mi impedisce di investire, cioè questo che mi impedisce di investire, che non è che perché noi gli diciamo chi se ne frega del debito che possono cambiare, no? Ma è costruire attraverso delle piattaforme rivendicative, no, delle programmi, delle prospettive che abbiano come condizione il fatto che una parte del debito non si paghi e che è sensato e sapendo indicare quale parte del debito non si paga. Allora, veniamo alla Val di Susa, che è molto importante, primo perché è la più grande esperienza di sicuramente in Europa, forse nel mondo, ma insomma ci sono dei fenomeni di cui sappiamo poco, nell'America Latina, anche in Asia, eccetera, no? Di mobilitazione popolare permanente, perché è 20 anni che questa popolazione è sul chi va là, e in questi 20 anni non è che non ha fatto niente, si è rafforzata enormemente nei suoi legami interni, nella sua solidità, nella sua cultura e nei suoi saperi. Sanno tutto sul trasporto, sulla TARSU, cioè, ma sanno tutto sull'ambiente, e fanno, come credo che voi sappiate, praticamente ogni sera in qualcuno dei paesi lì dei dibattiti che riuniscono centinaia di persone su tutto l'arco delle problematiche. È difficile trovare in tutto il resto d'Europa una popolazione, nella sua maggioranza o comunque in una parte consistente, così informata, attenta e poi sostanzialmente attiva. Allora, dico un'altra una cosa, non vorrei che questo spingesse alla smobilizzazione, ma di fatto la TAV non si farà mai, no? Perché non ci sono i quattrini, perché non ci sono gli accordi, perché hanno venduto, che è stato firmato un accordo con i francesi per farla. L'altro giorno una settimana fa sono stato in Val di Susa e mi hanno fatto vedere l'accordo, c'è scritto esplicitamente, no, questo accordo non impegna le parti a iniziare i lavori. Cioè siamo a questo punto. Però lì è vero che ci sono 2000 uomini in armi che difendono un cantiere che non c'è, che ci sono 20 persone arrestate, che c'è un procuratore della Repubblica che non ha mosso un dito contro il fatto che questi uomini in armi sparano tutte le sere ad altezza uomo, dei candelotti con gas di guerra proibito dalle convenzioni internazionali, e ne fanno altre, hanno distrutto praticamente tutte le coltivazioni e i vigneti nel raggio di alcuni chilometri intorno al non cantiere, e invece hanno arrestato 20 persone perché da alcune fotografie hanno ricavato che forse uno con una stampella stava picchiando i poliziotti e l'altro tirava delle pietre e così via. Allora, è giustissimo e fondamentale mobilitarsi, esprimere la nostra solidarietà, sostenere questa lotta, ma non soltanto perché contro il TAV in Valle di Susa, ma perché questa è l'esperienza più esemplare e più importante, e il modello su cui ci dobbiamo uniformare se vogliamo costruire un potere dal basso. Potere che secondo me, come vi ho detto, alla lunga sarà vincente, dovrà passare attraverso ancora l'ira di Dio, ma non penso che la TAV si farà mai. Magari cominceranno a scavare, a distruggere un bel pezzo del territorio, eccetera, ma però essendo un progetto che ha davanti a sé 12 o 15 anni di lavoro e poi nessuna possibilità di utilizzo, prima o dopo si fermerà, meglio ovviamente prima che dopo. Ma che cos'è la TAV? In generale, il treno ad alta velocità in Italia, no, è quello che ha distrutto le ferrovie dello Stato, perché tutti i finanziamenti sono stati diretti verso questo gingillo, trascurando completamente il trasporto locale, che è quello che invece permetterebbe di decongestionare le nostre città e l'intra, eccetera.
ma soprattutto ha caricato, no, sulle spalle dello Stato italiano, no, un debito qualcosa come 100 miliardi di euro, cioè di quei 1.900 miliardi di euro, 100 miliardi sono dovuti alla TAV che è stata fatta fino adesso. Non è ancora, cosa importante, non è ancora tutto contabilizzato nel bilancio dello Stato, perché tutto è stato mascherato dietro il cosiddetto progetto, finanza di progetto, project financing, perché ufficialmente è nato così, che i soldi ce li mettevano i privati, poi nel corso del tempo i soldi che i privati dovevano mettere sono stati messi a carico dello Stato, ma non è un caso, no, che per esempio Torino-Milano, che è tutto in pianura, che corre tutto di fianco a un'autostrada, che c'è il tracciato già fatto, costi 4 volte di più, no, dei treni ad alta velocità della Francia, perché lì, no, è stato messo in piedi un sistema di dilapidazione delle finanze pubbliche, no, che costituisce il modello di tutto quello che il capitalismo più avanzato si propone di fare con la privatizzazione dei servizi pubblici, eccetera, cioè mettere a carico dello Stato le spese e gestirle in maniera tale per cui non ci sia limite alla capacità di spesa, perché lì, no, la TAV è nata così, le Ferrovie dello Stato danno l'appalto alla TAV, alla società TAV, la TAV dà l'appalto alla Fiat, la Fiat dà l'appalto all'Impregilo, che è una società in parte dell'era, in parte della Fiat. L'Impregilo, no, dà gli appalti a dei consorzi di cui lei stessa è socia, ma di cui fanno parte anche altre società. Questi a loro volta danno gli appalti a delle aziende di Movimento Terra, eccetera. Nel corso di questa catena insensata di subappalti, quello che come costo di effettuazione costa 100 viene a costare 1000, no? E tutto il resto sono margini che ricavano i vari anelli degli appaltatori senza fare assolutamente niente, no? Perché tutto il lavoro poi è fatto da, no, delle imprese che lavorano con dei muratori, con delle macchine per il movimento terra, con delle cose di cemento, eccetera. Questa è la ragione, no, che spiega come mai, no, c'è un fronte così unito della politica e della cultura intorno al fatto che la TAV Torino-Milano, il TAV Torino-Milano comunque si deve fare, perché questo è il loro modello di sviluppo, no? Quando si dice riprendere la crescita, la prima cosa che dicono è bisogna investire nelle infrastrutture. Cosa sono le infrastrutture? Il ponte sullo stretto non è stato bloccato, è stato semplicemente rimandato, ma ieri, 2 o 3 giorni fa, è stato presentato addirittura il progetto esecutivo. L'esecutivo non è, perché è un documento, il progetto esecutivo è quello che serve per firmare definitivamente i contratti, dopodiché, anche se non si fa, si pagano le penali, guarda caso all'Impregilo, no? Che sono 400-500 milioni di euro, eccetera. No? Il progetto esecutivo, il contratto si può firmare solo quando c'è il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è quello che dice la cosa si può fare, si fa così e così. Allora, nel documento del progetto esecutivo che è stato presentato, c'è scritto che non sono state effettuate le analisi geologiche per misurare la sismicità del terreno, e quella è una delle zone più sismiche del mondo, e che verranno effettuate in corso d'opera, cioè mentre costruiscono il ponte. Ma c'è scritto quello nel progetto. Vi rendete conto di cosa siamo? Tanto, anche quello è una macchina per, non per fare soldi, ma per spendere soldi dello Stato, no? E il meccanismo che ha funzionato fino adesso è di questo genere qua. Allora, Ivan Cicconi, che è il principale studioso del TAV, è una delle persone che intervengono più spesso in Val di Susa, a sostegno con il suo sapere del movimento Notava, spiega che di queste cose l'Italia è letteralmente cosparsa, che la maggior parte delle società cosiddette pubbliche, SPA, no, a partecipazione pubblica, sono strumenti, sono 20.000 e hanno probabilmente accumulato un debito nascosto che piano piano emergerà nella contabilità, prima dei comuni, poi dello Stato, poi eccetera, che è paragonabile per dimensione a quello che è già emerso, cioè quello famoso di 1.900 miliardi. Noi siamo in questa situazione qua, cioè che anche
se riuscissimo per un miracolo a pagare il 60, il 40% di quel debito, come ci prescrive il patto di stabilità, oltre a pagare gli interessi, eccetera, nel corso dei prossimi anni emergeranno altri debiti contratti attraverso il sistema cosiddetto della finanza di progetto o delle SPA pubbliche private, no? Dove il pubblico mette i quattrini e i privati le incassano, eccetera, di dimensioni tali per cui è gioco forza che prima o dopo il debito non si debba più pagare. Allora, questa cosa qua, per esempio, è molto importante perché in questo momento è in discussione presso il Comune di Milano, cosa che ci riguarda, la unificazione di A2A con IREN, con ERA, con eccetera, eccetera, per fare una multi-utility gigantesca che competa a livello di dimensioni con l'Enel e così via. Questo vuol dire allontanare dal controllo del comune e poi dal controllo ovviamente dei cittadini, se i cittadini riusciranno in qualche maniera a influenzare la politica del comune, tutta la partita delle politiche energetiche, che sono la chiave della conversione ecologica. Perché un'azienda energetica non è detto che debba costruire soltanto centrali termoelettriche e poi distribuire l'elettricità e farsela pagare. No, dovrebbe anzi promuovere, no, il risparmio energetico, l'installazione di impianti di energia rinnovabile, la cogenerazione distribuita, perché è una cosa che sempre usa combustibili fossili, ma perlomeno ne utilizza tutto il potenziale energetico e così via. Ma se noi la lasciamo già si è allontanata parecchio, insomma, dalle possibilità di controllo del comune. Ma più queste società si allontanano da chi le ha create, dagli organismi, perché sono state create dal comune di Milano e dal comune di Brescia, eccetera, e vanno in borsa e rispondono alle logiche della finanza internazionale, meno più si riduce la possibilità di qualsiasi controllo, non soltanto sulla gestione della società, ma sulle politiche energetiche, sulle politiche ambientali che queste società faranno. E invece la conversione ecologica passa esattamente attraverso il fatto che le amministrazioni locali, partecipate, controllate il più possibile con forme di democrazia partecipata dai cittadini, abbiano degli strumenti operativi per fare delle politiche di riconversione, in campo energetico, in campo della mobilità, in campo dei servizi di gestione dei rifiuti, nel campo dei servizi pubblici locali e così via. Adesso lasciamo al giro di questioni.